È un artista che con la sua arte riporta alla mente la semplice realtà del mondo contadino. Sensibile e amante della natura, la sua pittura è un'emozione a colori, un ricordo da bambini. I suoi dipinti alimentano il desiderio di una vita serena. Si tratta di Claudio Silvi. Lei è un pittore autodidatta, classe 1939, che predilige l'arte del naif, ma il tema principale dei suoi quadri qual è? Ricordare tutta la nostra giovinezza, perché io ormai ho 85 anni, quindi sono dei ricordi del passato, della vita contadina. Alle sue spalle, ad esempio, le quattro stagioni. Sì, rappresenta le quattro stagioni che oggi non ci sono più, perché sono date solo due. Dall'inverno, poi abbiamo la primavera, abbiamo l'estate e l'autunno, che sarebbe la vendemmia, la raccolta dell'uva. Invece nell'estate c'è la trebbiatrice, quando dopo un anno di lavoro nella campagna, la trebbiatura era il guadagno, diciamo, quello che si riusciva a vendere il grano, tutta questa roba qui. Invece nell'inverno stavamo fuori, accanto al camino, aspettare che scendesse la neve, perché a dicembre, a Natale, abitavo Carignano, la neve ce n'era tanta quella volta, quindi aspettavi queste feste davanti al camino, bevendo un buon bicchiere di vino, mangiando della buona carne genuina e tutte queste cose. Nell'ultimo quadro invece ci ha rappresentato il biroccio trainato dai buoi. Sì, è un carro agricolo, un biroccio chiamato, che veniva per trasportare il fieno, tutta la roba della campagna, le tame, quello che si portava, l'uva si riportava tutto con le biroccio quella volta, perché non c'erano i motori agricoli che ci sono oggi. Che tecnica usa per dipingere? Prima dipingevo tutto con olio, però vedendo che c'era un po' di problemi, oggi dipingo tutto acrilico. Lei, oltre che pittore, è anche modellista. I modelli che io costruisco sono fatti tutti con materiale di recupero, quindi riciclo tutto quello che gli altri buttano via, io costruisco queste macchine. Sono tutto funzionanti. Claudio, lei è stato coinvolto anche nel carnevale di Fano. Sì, mi hanno coinvolto a costruire questi meccanismi per i movimenti dei carri, che abbiamo fatto. Il primo carro che ho costruito è la Vedova Nera. Dopo ho continuato, abbiamo fatto Grillo, abbiamo fatto tanti altri quadri con Rubens, che era un maestro carrista, circa una decina di anni. Poi ha partecipato a varie mostre e ha ottenuto vari premi. Sì, sono stato a Firenze, dove sono al Museo degli Etruschi, dove ho ottenuto i primi premi, coppe, il Leone d'Oro a Venezia. È un orgoglio, perché io sono partito, diciamo, dal 91 con mio figlio che si è sposato, papà fammi quadri. Ho detto, ma 10 anni che non dipingo più, e ho fatto i quadri. Come ho fatto questi quadri, ne ha portati a far incorniciare ed è nata la mia storia. Claudio, quanto è importante il legame con il passato e quindi far conoscere con la sua pittura ai giovani quello che era la vita di un tempo? Perché questa pittura ti mantiene giovani. Creatività, la mente lavora, sei spirito giovane. Che cosa ci manca oggi del tempo passato? Ci manca molto, c'è molta differenza. Una volta bastava una stretta di mano ed eravamo amici completi. Oggi, con questa modernità che abbiamo, io penso che sia più difficile vivere.